Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Eccoci di nuovo qui con Truck Driver. Siamo appena arrivati da un nuovo cliente, Sven Nordlund si chiama. Quindi vediamo un po' che incarichi ha per noi. E là sembra un tipo con cui è meglio non scherzare. Introduzione a Sven Nordlund. Chiedere aiuto alla gente non mi fa impazzire, sai, ma semplicemente al momento ho mille cose da fare. Ehi, è sempre un piacere essere d'aiuto. Di che carico si tratta? Truccioli di legno. Nessun problema, dove vuoi che li porti? Alla centrale, questi truccioli contribuiscono a tenere le luci accese. Ah, quindi per produrre elettricità serve effettivamente del combustibile. E va bene, comunque, cerchiamo di accontentare questo cliente che sembra. Non dico diffidente, ma di sicuro preferisce fare tutto per conto suo. Vorrei cercare di fare un ottimo lavoro affinché, diciamo, ci continui a chiamare per nuovi lavori. Vediamo un po' dove portare il tutto. Ah, di nuovo in quella zona dove siamo stati di recente. Va bene, andiamo. Ci tengo a fare bella figura. Tra l'altro siamo belli freschi e riposati, abbiamo gli pneumatici nuovi. Ah, cosa è successo? Abbiamo aumentato un po' il livello dell'autista. Ah, abbiamo ottenuto un bel bonus, perfetto. Proprio quello che ci serviva, ragazzi. Mancava davvero poco per arrivare ai 14.500 euro che ci servono per passare al prossimo camion. Quindi direi che è l'occasione ideale per cambiare il nostro mezzo. Finalmente, tra poco potremo provare il Camion Quest che ormai cominciavo a sognare perché non vedo l'ora, insomma, di provarlo. Finiamo però questa missione, diciamo di concludere. Rispettando anche questo O-Motion che ci è sempre servito piuttosto bene, non ci ha dato problemi, si è rivelato anche piuttosto affidabile. Poi da quando abbiamo modificato anche il motore, devo dire che è praticamente perfetto, scatta, ha una buona accelerazione, quindi è un mezzo piuttosto affidabile. Questo è un incarico, diciamo, di prova per assaggiare, diciamo, le nostre capacità. Quindi non voglio assolutamente commettere passi falsi. Ah, chissà che cosa avrà di speciale quella zona dove stiamo andando. Anche Johanna ci aveva dato un carico secondario da portare lì. Chissà. Poi abbiamo anche abbastanza esperienza, diciamo che per migliorare le caratteristiche nella pagina delle routine adesso serve un po' di esperienza in più, soprattutto per portare su il modificatore dell'XP, che secondo me è molto utile. Adesso abbiamo già aumentato di qualche livello, di qualche punto il modificatore, però preferirei continuare a investire l'esperienza lì, perché comunque le missioni penso che ci daranno sempre più esperienza, quindi avere un modificatore attivo che aumenta la percentuale di esperienza ottenuta non sarà male, secondo me. Eccoci qua all'uscita. Adesso inizia lo stradone che porta verso quella zona. Non arriva nessuno, via. Ok, speriamo di non trovare traffico, visto che è una strada con una corsia sola per ogni direzione. Sta già albeggiando, quindi
Faremo una consegna all'alba. Sì, voglio dimostrare a Sven che siamo super affidabili. Qua andiamo un attimino più con calma perché dobbiamo dare la precedenza. Via via. Proviamo ad andare sempre verso la torre a sinistra, anche in questo caso. Ah sì, è sempre questa la zona di scarico, perfetto. Abbastanza comoda, dritta, dritta. Voilà, 100%. Oh, sembra contento. Perfetto. Un carico di truccioli consegnato. Davvero? Diamine se sei veloce, grazie. Oh, meno male, è rimasto soddisfatto. Perfetto, allora, diamo un'occhiata alla mappa. Prima di tornare dal buon Sven, direi di passare qui dal garage. E cambiamo mezzo, finalmente. Eccoci ragazzi, siamo arrivati di nuovo al nostro garage e finalmente è arrivato il momento di fare acquisti. Allora, andiamo sul quest finalmente. Pensavo di acquistare la versione base con 4 ruote piuttosto che questo mostro qui da 8 che comunque costa di più e per il momento non ce la farei ad acquistarlo. Invece il quest normale sì, passiamo anche a un bel rosso fiammante a quanto pare. Eccolo qua, comprato. Motori, vediamo se abbiamo già sbloccato qualcosa. No. Comunque anche in questo caso possiamo poi modificare un po', fare qualche upgrade al nostro mezzo. Va bene, allora per il momento va benissimo così. Usciamo dal nostro garage con questo nuovo incredibile mezzo. Adesso ce lo guardiamo un po'. Oh, eccolo qua. Intanto diamo un'occhiata agli interni. Bello questo colore chiaro, i sedili neri con alcune parti in stoffa rossa, dietro il nostro materasso. Non male, non male. Vediamo l'esterno. Bello questo rosso, mi piace. Va bene. Allora, abbiamo guadagnato quindi degli pneumatici nuovi, credo. Però siamo ancora con la stessa quantità di carburante e siamo sempre stanchi allo stesso modo, quindi prima di tornare da Sven possiamo anche fare un rifornimento e riposarci un po'. Ah, mi sembra abbastanza scattante già così in versione base, non è male. Non male, non male. Anche il suono del motore è un po' diverso rispetto allo motion. Pieno è fatto. Adesso riposino. Perfetto, e siamo pronti per tornare di nuovo da Sven. Andiamo verso il nostro prossimo incarico. Perfetto, ragazzi, siamo quasi arrivati da Sven, quindi io non vedo l'ora di provare bene come si deve questo nuovo
Camion, il nuovo Quest. E spero che questo video vi sia piaciuto. Io mi fermo qui con questo episodio e ci vediamo con il prossimo, sempre sul canale di Safutobu. Ciao a tutti!